l'origine, la grande Gina Lollobrigida, mi diceva: questo espressore invecchiamento attivo non mi piace. Mi ha perfettamente ragione, perché che noi siamo attivi. Anche lì, perché la parola vecchio, con la parola vecchio c'è sempre una espressione insomma negativa. Io ancora dentro di qualche cosa nei confronti dei premiati due colleghi, purtroppo se lo stava non c'è, perché è stato rapinato nella sua casa, perché lui si è fissato da quasi 50 anni a vivere a Montefalco Catone in una villa isolata, e Federico Fellini, con il quale io andavo a mangiare, lui diceva: per te prima o poi qui mi ammazzano. completamente isolato. E Sergio Zavo è uno che ci ha insegnato tanto, ha fatto tanto, ha scritto tanto, ha fatto anche un piano delle scuole, come dai tanti programmi, per avvicinare appunto i giovani. Io sono a posto. Io sono nonno e anche bisnonno. E non mi sono mai sentito mai così attivo come allora, io non mi sono mai sentito attivo come adesso. Ho tanti progetti televisivi, per i prossimi 25 anni sono a posto. Forza dire di Piero Angela. Piero Angela, mi dico un applauso enorme. Assieme a Andrea Barbato era una grande scrivania enorme, si passavano le notizie l'uno all'altro, e poi ha inventato questo amore per la scienza, che era sua, era amore per la musica e del tutto, perché è un grande pianista, amore per la scienza, per la divulgazione scientifica, per far conoscere, sapere, come diceva Ulisse, fatti vostri per vivere, per seguire virtù e conoscenza, e conoscenza, così dice Dante. E i suoi programmi sono sempre un pozzo di scienza, di sapere, di conoscenza, di invenzione. Venerdì prossimo non perdete un programma che si chiama Uscire dal tunnel, è un'altra creatura di Piero Angela. A proposito del rapporto intergenerazionale, lui il legame con i giovani l'ha trovato in famiglia, perché è nato un figlio intelligente. Alberto Angela è una grande risorsa della televisione italiana, fa programmi bellissimi, adesso è uscito con un suo libro, che i libri che si vendono moltissimo, che sono intelligenti, insomma lui la sua discendenza se l'è creata. Vicina Lollobrigida, l'applauso qua. Noi italiani siamo abituati a non apprezzare molto il prodotto genuino che fabbrichiamo in casa. La Lollobrigida, la Lollo, perché poi internazionalmente la Lollo, è una diva a tutto tondo. Gli americani impazziscono ancora oggi per Gina Lollobrigida. In Francia, quando debuttò in cinema con Gérard Philippe, una serie di grande successo, è un successo enorme, e ancora oggi lei è attivissima perché è una scultrice eccezionale. Le sue sculture viaggiano in tutto il mondo e sono acquisite da migliaia di persone. Gina Lollobrigida poi è stata generosa verso i giovani, vi racconto un piccolo episodio. Lei è stata protagonista in cinema della Romana di Morano. A un certo momento dissero: adesso tu non puoi fare più la giovane ragazza di una versione televisiva, e disse: tu fai la mamma. E lei disse: sì, faccio la mamma. La giovane era Francesca Dell'Era, che era la figlia, così così. Ma, comunque lei generosamente accettò di diventare mamma, di essere retrocessa mamma, per dare una lezione alla giovane attrice. Questa è Gina Lollobrigida. Brava Gina! Il rapporto vecchio e giovane è un rapporto che sta nella vita dell'uomo. Io vi ricordo un romanzo, uno dei primi romanzi di Luigi Pirandello, si chiamava I vecchi e i giovani.
dove c'era appunto questo rapporto antagonistico che è naturale, che è fisiologico. Però i giovani, noi dobbiamo cedere lo scettro a voi, ma se siete bravi, la condizione essenziale è che nella cessione della staffetta quello che la prende il giovane sia in grado di cosa. La vita, cari ragazzi, non è fatta soltanto di telefonini, Facebook e Twitter. Non è fatta solo di quello. Bisogna inventarsi delle nuove professioni, questo è importante. Bisogna sperimentarsi, perché sennò coinvolgete tutti nello stesso obiettivo, nello stesso traguardo, e c'è l'affollamento.